Ciao ragazzi, viene da dire perché oggi è il terzo argomento che facciamo e l'argomento non è semplice. Non è semplice perché parliamo di patenti. Questo argomento, oltre ad essere utile per le affermazioni d'esame, è molto utile perché c'è un rischio facilitato di perdere la patente. Sono molte persone che perdono la patente con molta facilità. Andiamo a parlare di questo documento. Molti sono convinti che la patente non è un documento, però se c'è una foto, c'è nome, cognome e un numero che rappresenta lo Stato italiano, quindi un numero dato da un ministero, quello lì è un documento, quindi il Ministero dei Trasporti, il Ministero del... qualsiasi ministero che ha queste caratteristiche, quello è un documento come una carta d'identità e va presentato dove volete. La patente è un documento. Praticamente la patente, anche se adesso non ha più l'indirizzo, ha un numero che vi rappresenta. In quel numero c'è scritto tutto di voi, quindi se in maniera computerizzata un organo preposto al traffico vuole sapere tutto di voi, basta scrivere il numero della patente. Quindi va messo nome e cognome. Come vedete però la patente è molto piccola, quindi io non posso scrivere guida con lenti, non posso scrivere cambio automatico. Queste cose verranno sostituite da un codice, quindi ogni codice dirà un qualcosa. Se per esempio sulla patente c'è scritto 01, significa guida con lenti. Attenzione, quando andiamo a fare l'esame di guida e abbiamo l'obbligo delle lenti, sarebbe bene portare gli occhiali oltre che le lenti a contatto. Cioè se noi siamo abituati ad avere le lenti a contatto, può nascere un problema durante l'esame, possono cadere o qualsiasi altra situazione. Anche se l'occhio si asciuga, potrebbe diventare problematico. Quindi di conseguenza, per esperienza, portatevi sempre gli occhiali. Quindi sulla patente c'è scritto 01. Logicamente ogni veicolo deve avere una patente appropriata, come andremo a vedere. Il codice armonizzato potrebbe facilitare la scrittura sulla patente. Andiamo a parlare un secondo del foglio rosa. Il foglio rosa serve per poter allenarsi a guidare. Questo allenamento può essere fatto sia a scuola guida che a casa, però a casa c'è l'istruttore, il cosiddetto istruttore deve avere almeno 10 anni di patente, non deve superare i 60 anni di età, e se ha una patente superiore a quella che stai prendendo, praticamente potrebbe anche avere meno di 10 anni. Quindi se il genitore ha la patente C e ha 5 anni di patente, lo può fare. Se ha più di 60 anni non lo può fare. Anche sul foglio rosa ci sono scritti tutti i dati della persona. Il foglio rosa deve essere accompagnato da un documento d'identità, quindi sicuramente deve essere accompagnato dalla carta d'identità. Attenzione, perché la carta d'identità ha un numero e questo numero non va cambiato. Quindi quando voi nel periodo che state prendendo la patente cambiate la carta d'identità, dovete avvisare l'autoscuola di questo cambiamento. Praticamente noi possiamo ricordare le patenti facendo una scaletta. Quindi io inizierò a guidare i veicoli all'età di 14 anni. A 14 anni posso prendere la patente AM. Cosa si può guidare con la patente AM? Con la patente AM si possono guidare veicoli fino a 50 di cilindrata, 4 kW di potenza e con una velocità massima di 45 km orari, che possono essere ciclomotori a 2 ruote, a 3 ruote e a 4 ruote. Vi sottolineo che a 3 ruote e a 4 ruote sono detti veicoli leggeri, con le stesse caratteristiche: 4 kW di potenza, 50 di cilindrata, 45 km di velocità, patente AM, triciclo leggero, ciclomotore. La foto del quadriciclo leggero non c'è, però deve avere le stesse caratteristiche. A 16 anni io posso prendere due tipi di patenti, A1 e B1. Con la patente A1 posso guidare 125 motocicli,
125 fino a 11 kW, quindi non è sufficiente una cilindrata di 125. Questo tipo di veicolo non deve superare gli 11 kW. Quindi se fosse 125, 12 kW, non si può guidare con la patente A1 a 16 anni. Con la patente A1 io posso guidare macchine agricole che non hanno una dimensione più grande dei motoveicoli. Quando abbiamo fatto i veicoli abbiamo studiato le dimensioni dei motoveicoli: 4 metri di lunghezza, 2 metri di altezza e la larghezza, che adesso sto facendo la figura perché non me la ricordo in questo momento. Però va bene, deve essere la stessa dimensione dei motoveicoli. Con la patente A1 posso guidare quadricicli fino a 15 kW. Ok? Quadricicli fino a 15 kW. Qui è nato un problema con la patente A1. Guidare un veicolo a due ruote o guidare un veicolo a tre o a quattro ruote sono cose totalmente diverse. Quindi io potrei preferire guidare quattro ruote invece che due. Che cosa ha fatto lo Stato? Ha creato la patente B1 a 16 anni. Con la patente B1 posso guidare le stesse identiche cose della patente A1, però non posso guidare il veicolo a due ruote, cioè il motociclo 125-11 kW. La patente B1 posso guidare macchine agricole con la dimensione di un motoveicolo e posso guidare quadricicli fino a 15 kW. Fino a 15 kW. Questo a 16 anni. Guardando questa foto posso dire che questo è un quadriciclo a motore, quindi è un quadriciclo superiore a 4 kW, perché fino a 4 kW e 50 di cilindrata sarebbe leggero. Questo è un quadriciclo a motore. Questo qui invece è un motociclo con la cellula di sicurezza, l'unico motociclo che non si guida col casco, quindi si guida senza casco. La patente A2 è una patente che si prende a 18 anni e si possono guidare gli stessi veicoli della patente A1 e AM e si possono guidare motocicli fino a 35 kW. Di norma un 35 kW potrebbe essere anche un 500 di cilindrata, però sono importanti i kW, fino a 35 kW. La patente A si prende a 24 anni, si possono guidare in maniera illimitata tutti i motocicli. Una cosa da sottolineare è che la patente AM e la patente A1 hanno valore solo in Italia, non hanno valore all'estero, solo in Italia. Un'altra cosa da dire è che se io prendessi la patente A2, dopo 2 anni di esperienza potrei fare l'esame per la patente A. Quindi sottolineiamo: la patente A si prende a 24 anni. Nel caso in cui io dovessi prendere la patente A2 a 18 anni, dopo 2 anni posso fare la patente A, grazie ad aver preso la patente A2 2 anni prima. Ok? Quindi la patente A la posso avere anche a 20 anni, però dopo 2 anni di esperienza di patente A2. Questo a 18 anni e questo a 24. A 18 anni possiamo prendere la patente B. Con la patente B noi possiamo guidare autovetture, trasporto persone fino a 9 posti, 8 più 1. Possiamo guidare autocaravan, quindi autocaravan camper, fino a 3,5 tonnellate. Possiamo guidare autocarri, trasporto merci, fino a 3,5 tonnellate. Scrivetevelo questo, bloccatemi e scrivetevelo. Quindi autocarri fino a 3,5 tonnellate. Con la patente B possiamo guidare motocicli fino a 125-11 kW, di conseguenza anche ciclomotori. Possiamo guidare tutti i motoveicoli tranne i motocicli citati. Con la patente B posso guidare un autotreno. L'autotreno sarebbe autovettura più rimorchio, però il rimorchio deve essere leggero, quindi non può superare i 750 kg e la somma del rimorchio, della motrice e del rimorchio, non deve superare i 3,5 tonnellate. Ok? Quindi con la patente B posso guidare l'autotreno, però il rimorchio 750 kg e la motrice
con la somma del rimorchio non deve superare i 3,5 tonnellate. Questo è quando inerente alla patente B. Con la patente B96, posso guidare, serve per guidare un rimorchio più grande, posso guidare un rimorchio superiore al rimorchio leggero, quindi superiore a 750 kg. Però la somma della motrice con la somma del rimorchio non devono superare i 4.250 kg, 4 tonnellate e 250 kg. Ok? Quindi con la patente B normale io posso guidare un autotreno fino a 3,5 tonnellate. Con la B96 posso guidare fino a 4.250 kg. Attenzione, perché quando io sto prendendo la patente B, nell'esame della patente B, logicamente facendo una pratica diversa, posso prendere direttamente la patente B96. Lo stesso giorno che faccio l'esame della patente B. Ok? La patente BE permette di guidare un veicolo, una motrice di 3,5 tonnellate e un rimorchio di 3,5 tonnellate. Quindi la somma è pari a 7 tonnellate. Quindi noi qui abbiamo un motociclo. Abbiamo una motovettura fino a 9 posti, possiamo guidare un autocaravan fino a 3,5 tonnellate e un autocarro fino a 3,5 tonnellate. Mi ero dimenticato che potevamo guidare anche una macchina agricola, il peso è sempre lo stesso, 3,5 tonnellate. La patente dopo alcuni anni deve essere rinnovata. La patente viene rinnovata tramite un certificato medico. Questo certificato medico deve essere poi concretizzato dal Ministero dei Trasporti, dalla motorizzazione. Quindi il dottore fa il certificato medico e la motorizzazione rinnova la patente. Quando la patente esce, oggi esce con la scadenza del compleanno, quindi la patente scadrà quando voi farete il compleanno. Poi dipende dall'età il tempo di durata. Da quando si prende fino a 50 anni la patente dura 10 anni, da 50 anni fino a 70 dura 5 anni, da 70 a 80 dura 3 anni, da 80 in poi ne dura 2. Le patenti speciali, quindi quelle che vengono fatte con commissione medica, fino all'età di 70 anni durano 5 anni. E poi la commissione medica che deciderà quello che deve succedere. Quindi il rinnovo patente, la convalida patente, viene fatta solo tramite un certificato medico fatto dal dottore. Ok? Andiamo avanti. Quando si fanno le infrazioni, praticamente ci possono essere diverse situazioni. Una può essere il pagamento amministrativo, pagamento di una multa. Due possono essere il ritiro, la sospensione e la revoca della patente. L'altra situazione potrebbe essere la decurtazione dei punti. O forse quella più brutta potrebbe essere anche l'arresto. Quindi io quando guido e faccio delle infrazioni potrei andare a incorrere quattro situazioni di punizione. Andiamo a parlare del ritiro, sospensione e revoca della patente. Il ritiro della patente viene fatto ogni volta che la patente è scaduta, quindi io vengo beccato con patente scaduta. Quando, dopo un avviso della polizia, continuo a circolare con i carichi messi male. Ogni volta che la patente viene sospesa, viene immediatamente ritirata. E da poco è uscita la regola, anche con il cellulare la patente viene immediatamente ritirata. Immediatamente ritirata significa tolta subito, viene presa. Però quando io risolvo il problema, quindi che ne so, patente scaduta, io vado a rinnovare la patente e me la ridanno subito. Quindi il rinnovo, il ritiro non è così grave. I carichi messi male, pago la multa, vado a riprendere la patente. La revoca è quando la patente viene distrutta.
Quali sono i casi dove la patente viene distrutta? La patente viene distrutta per quando uno perde i requisiti fisici, psichici e morali. I requisiti fisici, quindi, non so, non ci vede più, non ha più le gambe, non ha più le mani. Psichici significa che non c'è più con la testa. Oppure morali, quindi uno va in galera, perde i requisiti morali, di conseguenza perde anche la patente. Quindi una volta studiato il ritiro, una volta studiata la revoca, tutte quelle cose che comportano una situazione di guida pericolosa, c'è la sospensione. Questo è importante come riferimento. Ultima cosa che mi stavo dimenticando, la revoca c'è anche quando c'è un cambiamento di stato estero, quindi io vado a abitare in Germania, cambiamento di stato estero, e abito in Germania in maniera non temporanea ma permanente, allora mi sostituiscono la patente italiana, viene distrutta, e mi danno la patente tedesca. Se io dovessi arrivare a zero punti, praticamente bisogna rifare la revisione della patente. Fare la revisione della patente significa rifare l'esame di medico, quindi certificato medico, rifare l'esame di teoria e rifare l'esame di pratica, cosa che sta mettendo paura a tutti. La revisione significa rifare il certificato medico, rifare l'esame di teoria e rifare l'esame di pratica. Se io dovessi essere bocciato, quale esame di teoria, quale esame di pratica, praticamente c'è la revoca della patente, la patente viene distrutta. La revisione della patente può avvenire anche perché un giudice lo decide. Quindi il giudice dice: per me non ci sono i requisiti tecnici, quindi per me non sai guidare o non conosci il codice della strada, quindi io ti faccio fare la revisione della patente. Bocciare la revisione della patente, c'è la revoca. A questo punto posso parlare della sospensione. La sospensione c'è ogni volta che c'è una guida pericolosa e c'è un danno tra il ritiro e la revoca, quindi contromano in curva, contromano in autostrada, corsia d'emergenza, stato di ebbrezza, per alcol o droghe. Sono tutte situazioni che comportano la sospensione della patente. La sospensione della patente significa non avere la patente per 3 mesi, per 6 mesi, per 1 anno, per 2. È un giudice che decide. È un giudice che decide. Se per 3 anni io commetto 2 infrazioni sul sorpasso o sulla precedenza, quello è il caso, cioè in quel caso c'è la sospensione. C'è la sospensione. L'argomento è molto articolato, quindi voi per poter fare bene questo argomento dovete prendere appunti e fare la prima scheda con gli appunti, perché è molto articolato. Parlato di ritiro, sospensione e revoca della patente e parlato della revisione della patente, possiamo andare a parlare della decurtazione dei punti. Decurtazione dei punti. Quando noi abbiamo la decurtazione, quando noi prendiamo la patente ha 20 punti, quindi la patente che ci viene data ha 20 punti, però noi siamo neopatentati. Cosa significa? Significa che per i primi 3 anni il neopatentato, oltre che non può bere neanche acqua e vino, perché deve stare sempre a zero il test dell'alcol, i punti vengono raddoppiati, quindi si tolgono il doppio dei punti. Praticamente per i primi 3 anni, se non si fanno infrazioni, si ha 1 punto l'anno. Quindi dopo 3 anni si arriva a 23. Poi, una volta che uno non è più neopatentato, ogni 2 anni si prendono 2 punti, fino alla bellezza di 30. Quindi noi più di 30 punti non li possiamo avere. Più di 30 punti non li possiamo avere. Nel caso in cui ci dovesse essere un comportamento particolare di pericolo, viene fatta la decurtazione punti. La decurtazione punti. La decurtazione punti rimane tale fino a 1. Quindi il problema nasce quando arriviamo a 0, perché abbiamo detto che quando si arriva a 0 punti praticamente nasce il problema della revisione della patente, esame di teoria, esame di pratica, visita medica.
Quindi il problema è non arrivare a zero punti. Noi sappiamo per esperienza che la decurtazione frequente è 5 punti. Quindi finché di punti sono 6, allora possiamo salvarci. Quando abbiamo 5 punti dobbiamo preoccuparci, perché potrebbe essere facile arrivare a 0. Ripeto, se arriviamo a 0 punti c'è l'esame di teoria, l'esame di pratica e il certificato medico, quindi un qualcosa di odiato proprio. Come possiamo fare a riavere i punti? Allora, l'argomento è molto semplice. Praticamente, se io sto 2 anni senza commettere infrazioni, anche se ho un punto, mi ritornano tutti e 20. Quindi, stando 2 anni senza fare infrazioni, stando sotto a 20, comunque ritorno a 20, sia se c'ho un punto, sia se ce n'ho 18. Oppure, se sto a 5 punti, a quel punto sarebbe il caso di fare un corso all'interno di una struttura, all'interno di un'autoscuola, che mi permette di avere 6 punti per le patenti B, 6 punti, 9 punti per le patenti superiori. Quindi facendo questo corso e facendo un esame interno, praticamente questo corso mi permette di avere 6 punti. Quindi è consigliabile fare questo corso quando ci sono meno di 6 punti. Quindi quando ho 5 punti o meno di 5 punti, è consigliabile, bisogna fare il corso. Nel corso, finito il corso, di punti te ne ridanno 6. Quando si fa l'immatricolazione, quindi la macchina è a posto per messa in strada, deve essere data una targa e una carta di circolazione. Come faccio a riconoscere la carta di circolazione di quella macchina? Grazie alla targa, perché sulla carta di circolazione c'è scritto la targa, oltre che i dati tecnici, oltre che i dati del proprietario, dell'intestatario. Quindi, detto tutto inerenti alle patenti e alla documentazione del veicolo, andiamo a affrontare la scheda. Questa scheda che mette in difficoltà molte persone. Allora, andiamo a vedere la prima affermazione. La revoca della patente è disposta quando il conducente perde temporaneamente i requisiti fisici. Noi abbiamo detto quando la revoca c'è quando perdiamo totalmente i requisiti fisici. Quindi qui dice temporaneamente. Quando si perdono temporaneamente c'è la sospensione. Quindi mi si rompe il braccio, non posso guidare. Se guido c'è la sospensione della patente. Se i requisiti li perdo temporaneamente, sospensione. Se invece li perdo sempre, per sempre c'è la revoca. Quindi questa è un'affermazione falsa. La patente di categoria B con codice armonizzato 96, quindi quella che può guidare un rimorchio e la somma della motrice e del rimorchio deve essere fino a 4.250 kg, può essere conseguita solo se si è già in possesso della patente A. No. Perché? Non c'è bisogno della patente A per acquisire una patente B96. Addirittura io la B96 la posso prendere pure senza B. Posso fare direttamente l'esame per la B96. E quindi questa è falsa. Gli autoveicoli usati per l'esercitazione di guida devono essere muniti sia anteriormente che posteriormente di appositi pannelli retroriflettenti recanti la lettera P principiante, vero? Devono essere di colore bianco e nero, perché il bianco e il nero spiccano e si vedono meglio, quindi è vero. La patente di categoria B1, quella che si prende a 16 anni, che non serve per guidare 125-11 kW, abilita alla guida dei veicoli che si possono condurre con la patente A1. La patente di categoria B1 abilita anche alla guida dei veicoli che si possono guidare con la patente A1. E è falso, perché con la patente A1 posso guidare un 125-11 kW, con la patente B1 no. Sono due cose diverse. La sospensione della patente è disposta quando non si è pagato nei termini il bollo dell'auto. Abbiamo detto che il bollo non serve per la circolazione, la sospensione viene data per problemi di guida e quindi è un'affermazione sbagliata. Andiamo a correggere velocemente.
E come al solito andiamo alle nostre 5 affermazioni fatte bene. Le nostre 5 affermazioni corrette, come sempre. Quindi ragazzi, mi raccomando, questo è un argomento particolare, molto articolato. Cercate di prendere appunti e con gli appunti andate a fare le affermazioni. Le patenti cercate di metterle a scaletta, quindi da 14 anni, 16 anni, 18 anni, 24 anni. Quello che si può prendere a 14 anni, a 16, a 18 e a 24. Vi ringrazio e alla prossima.